Marco Cappato in Abruzzo, oggi a Teramo, poi sarà altrove in Abruzzo per presentare questa raccolta firme, iniziativa popolare per una legge regionale sull'eutanasia legale, il minimo sindacale, insomma un diritto civile da assolutamente da acquisire. Noi pensiamo che nessuno debba essere obbligato a soffrire, a subire contro la propria volontà una sofferenza insopportabile. In Italia già si può accedere a determinate condizioni all'aiuto medico alla morte volontaria, il problema è che nelle regioni si può aspettare addirittura anni prima di ottenere una risposta. La nostra proposta di legge regionale chiede tempi certi per il rispetto del diritto delle persone a decidere fino alla fine della vita. Per questo c'è bisogno della vostra firma, di 5.000 persone che sottoscrivano questa proposta che possa andare in consiglio regionale. Questa è una battaglia civile che Marco Cappato poi porta da anni, veramente da anni, è come una battaglia radicale, come una battaglia insomma della democrazia, e non si è mai stancato di portarla avanti. Credo che come associazione Luca Coscioni abbiamo ottenuto anche dei risultati molto importanti e devo dire no, non mi sono stancato, anche perché le persone, la gente, indipendentemente dagli steccati politici o anche dalla fede religiosa, alla fine alla stragrande maggioranza condivide non l'imposizione di una scelta, ma la libertà di scelte che possono essere diverse per chiunque di noi. È vicino anche un po' il pensiero cattolico, parte del mondo cattolico può essere vicino a questa legge. Quando raccogliamo le firme ai tavoli, tantissime persone vengono a firmare dicendoci da cattolico, non nonostante, ma in quanto, proprio in quanto. Significa avere una sensibilità per l'importanza della libertà di scelta, e credo che sia molto diverso quello che uno sceglierebbe per se stesso a quello che invece è disposto a imporre a tutti gli altri con la forza della legge, proibizioni che procurano sofferenza, devono essere superate, per questo raccogliamo le firme.